Pan bagnette, vedi? Tipico di qua. Tipo di qua. Pizza. E panini qua. Ecco qua. Siamo in un altro paese. Siamo in un altro paese. Sen è scordato. Sen in the Venice. Un po' lo dico meglio, però. Dopo mi sono accorto adesso che togliere tutte le cose dalla schedina della videocamera, cioè la videocamera nel computer, quindi devo fare col telefonino. Vedete qua, che voi vedete, adesso devo fare purtroppo col telefonino. Poi stasera mi metto a posto per registrare bene. Poi siamo a St. Paul de Vence, con un piccolo negozietto. Qui sembra una... cioè questo qui è una chiesetta. E qua fanno una colonna. Ah, non so se ci fermiamo, ah sì, credo di sì, e ci fermiamo. Un altro piccolo, un altro posto. E niente, bello. Bello a tutti, siamo tornati. Siamo un po' lì, un po' di sole si vedrà meno bene, ma... fa nulla. Guarda qua questo bel giardinetto. Non si vedrà benissimo o proprio largo, bello, fatto bene la telecamera, purtroppo mi ho scordato la skin SD, quindi non la posso fare. Qua è pieno, non so qua mai neanche iniziato, è pieno di italiani, pieno. Se venite qua, attenzione a quello che dite, che molti capiscono italiano. Quelli che parlano francese bene lo capiscono l'italiano, perché qua era una colonia italiana prima. Colonia, siamo una parte d'Italia, poi si stagione dalla Francia, quindi tutte persone sono italiane, poi vengono a farsi le vacanze. E alimentazione truffi con. Cioè fa l'alimentazione di tartufi. Ecco questo qua è il panorama che si vede. Aspetta, mi piccolisco un poco. Qua. Vedete? Allarghiamo. Questo qua. Tutto molto bene. Questi paesini francesi sono sempre tutti molto curati. Tutti molto bene, vedete? Andate qua. Di qua scorre l'acqua, ma sembra che effettivamente scorre l'acqua, però alla fine abbiamo capito che praticamente tipo un pezzo di vetro di plastica questo, vedete, e c'è un effetto che fanno sembrare come se si muove l'acqua. Vedi questo gioco, questa fontana strana, giochi d'acqua. Assurda sta fontana. E qua. Poi adesso entriamo dentro a un museo, ma non posso fare riprese, ma non credo. Comunque non credo che l'avrei fatta. Però questo qua invece mi piace perché il giardinetto fuori è bello. Un'altra fontana, però quella di prima era più particolare, questa poi non si vede benissimo. Poi vediamo, ecco, si capisce un po' meglio, vedete. Qua pure c'è un altro laghettino, però non sono fontanelle. Adesso entriamo qua dentro, non posso più fare riprese, quindi comunque non avrei fatte. E qua stanno proprio le piniche, come in posti di mare dove andiamo, Molise, Puglia. Soprattutto anche, mi hanno coinvolto la campagna,
che già non si va. Vedi qua un'altra fontana. Nessuno si può andare in biblioteca. Poi ci sono altre cose. Qua c'è un'altra bella fontanella con un uovo e mezzo. Poi qua ci sono queste altre figure. Vedi com'è, dai. No, oh, guardate qua. Qua c'è un'altra. Non faccio le condizioni, però non me la riprendo di guardare lui. Qui è ancora un'altra. Oh, guardate qua, questa è bellissima. Tipo assurda. È assurda. Adesso fa rimando andare da quel lato. Così la faccio vedere meglio, se riesco. Bella. Bella a tutti, siamo in questo paese, scusate che mi si sta un attimo, siamo nel paese. Grazie, il paese del profumo. Abbiamo comprato un'altra socca chips, due. Perché intanto costavano meno che a Nizza, vedete, intanto faccio del paese. Ma poi mi sono preso perché niente, mi sono preso. Me li porterò. Li porto a Roma. A Roma me li tengo, poi magari io me li mangio qui. A Roma non li trovo, a meno che non me li compro poi su tipo Amazon, sti robe qua. Questo che è tipico di qua e della zona di Genova. Poi invece ieri ho comprato degli altri biscotti, due pacchi di un tipo. Io però due gusti diversi. E un pacco di un altro tipo. Sempre li porto a Roma e poi vedrò se me li mangio. E niente, questo qua. Prima sono stati alle roulette, non so. Roulette, sì, però non ho fatto un video perché siamo fatti un piccolo giretto veloce, un piccolo paesino che è molto scarno, diciamo. Ecco, c'era un piccolino, non c'era praticamente niente da vedere. Era un paese solo perché ho messo un puntino, come si dice, un'altra sul navigatore, poi ho messo un nuovo percorso. Andando di là, mi ha portato là con mamma e papà, andando di là, quindi, però non c'era nulla. Adesso invece siamo in Diagras, che è un paesino, adesso siamo in questo paese che da fuori sembra piccolino e non sembra niente di quando ci arrivi un po' con avanti, però poi dopo andando avanti capisci che c'è molto più grande, è una piccola cittadina, che è un paesone, però sembra una piccola cittadina, vedete tutto questo qua. Quindi non so bene cosa dire. Comunque poi vedrete, poi non so se vi metto altre cose, devo ancora decidere come fare questo video, quindi se fare di oggi, di domani o solo di oggi. Un altro video. Bello. Grazie, tutto bello. Assurdo, cioè guardate qua, allora questa qui è tutta la carta. Vedete, prendoci una cioccolata da 7 euro 100 grammi, una roba tremenda, però visto che potevamo permettercela e siamo andati in un posto, cioè io ero un po' contrario perché 7 euro sono troppi per 100 grammi, però li facciamo proprio là. Vi darò un segreto, io sono andato una volta quando non ancora stavo su YouTube, sono andato in come si chiama, in Svizzera, perché parlo un bordello di cioccolatini, di roba, quindi diciamo che oramai apprezzo bene la cioccolata, cioè, che là proprio ti fanno provare proprio così, poi mi devo comprare pure delle cose, formaggio, tutto quanto, quindi io sono un po', cioè capisco bene quando la cioccolata è buona o no, poi mi piace, quindi eccola qua, non ci crederete mai, ma questa qui veramente costa 7 euro, guardate. Forse qua si capisce, no? Non si capisce. Però questa qua.
Bella. Panorama qua. Panorama qua, vedete? La cioccolata che ho fatto vedere prima è buona, man. Vediamo che ci sono di meglio, forse era proprio il gusto, che ho 80% di 80% di cacao, tipo sta roba così, quindi assurda. Forse mi genito di prendere un caffè là, ma non lo so. Guardate questa macchina, diciamo, non moderna. Et là, je cours combien de chemin pour partir? Coffee happy time. Che dirvi, vi saluto, bella.